Benvenuti, anzi benvenuta. Oggi andremo a fare una pratica dove andremo a lavorare molto con il pranayama. Quindi sarà una pratica dove ci incentriamo sul movimento dell'energia, ci incentriamo nel capire come questa energia entra in noi, come si muove. E come controllarla? Ovviamente questa è una cosa che viene con il tempo, con la pratica. Il nostro focus oggi è principalmente divenire capaci di sentire questa energia e di ascoltarla, di capire in che zona del corpo sta fluendo, dove ci possono essere dei blocchi, come ci sentiamo durante gli esercizi di pranayama. Quindi ci sarà molta respirazione e molto suono. Ci portiamo in una posizione comoda seduta su Kasana, qualsiasi essa sia. Ancoriamo bene gli ischi a terra e rilassiamo le spalle lontane dalle orecchie, schiena dritta. E da qui iniziamo ad osservare il nostro stato attuale. Inizia a scannerizzare tutto il tuo corpo. Osserva come ti senti in questo momento. Osserva se c'è qualche area del tuo corpo che stai trattenendo. E semplicemente portala alla coscienza, senza giudicare. Osservalo. L'autosservazione è la parte principale della pratica yogica, Svadhyaya. Spostiamo l'attenzione sul nostro respiro. Osserva come inspiri e come espiri. Osserva se il tuo respiro è lungo, corto, profondo, superficiale. Osserva in che aree del corpo si blocca, oppure se fluisce liberamente dalle narici fino al coccige, il primo chakra muladhara, e dal muladhara risale su per tutta la colonna, attraversando i polmoni, e riesce dalle narici. Prossimo inspiro, portiamo la mano sinistra sulla pancia e iniziamo a fare respirazione addominale. Inspirando, gonfiamo la pancia. Espirando, sgonfiamo completamente. Inspiro, gonfio. Espiro, sgonfio. Inspiro, gonfio. Espiro, sgonfio. Inspiro. Gonfio, gonfio, gonfio fino al massimo della mia capacità. Out, sgonfio, 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 risucchio la pancia in dentro, svuoto il corpo, vado sotto vuoto, inspiro. Espiro. Ancora 3 volte da soli.
respiriamo normalmente. Facciamo diventare il respiro più soffice, come se entrasse dentro al centro del nostro petto, come se fosse in grado di sciogliere le tensioni, di mandare via i pensieri, di riportarci nel qui ed ora. Al prossimo inspiro portiamo le mani delicatamente in Namaskar Mudra e ci prepariamo ad intonare i tre om di apertura della pratica di oggi. Inspiro. Il mantra di oggi è Yata Suddho. Io sono energia espansiva. Io sarò energia espansiva. E io sono stato energia espansiva. Dobbiamo identificare la nostra vera natura. Quando ci sentiamo scollegati o non ci sentiamo bene, perché semplicemente la nostra anima ci trasmette informazione riguardo alle sue necessità. Attraverso la pratica entriamo in contatto con il nostro aspetto profondo. Lo yoga non è uno sport, o un workout, ma è un lavoro sull'energia, attraverso il movimento, il respiro, il suono. Lavoriamo sulla nostra anima, in modo da creare un allineamento con essa, la mente e il corpo. Iniziamo ad intonare il mantra, lo intono io una volta e poi iniziamo a intonarlo insieme. Yata Suddho. Inspiro. Yata Suddho. Yata Suddho. Yata Suddho. Yata Suddho. Yata Suddho. Yata Suddho. Yata Suddho, 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 Yata Suddho. Yata Suddho, Yata Suddho, Yata Suddho, Yata Suddho, Yata Suddho, più forte, Yata Suddho, Yata Suddho, Yata Suddho, iniziamo a scendere gradualmente. Yata Suddho, Yata Suddho, Yata Suddho, Yata Suddho,
Yata suddo, 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 bisbigliamo. Poi lo intoniamo silenziosamente dentro di noi. Quando entriamo in contatto con la nostra anima, il nostro proposito, le nostre azioni, tutto diventa chiaro. E riusciamo a fare tutto con un senso di pienitudine completa. La sensazione di essere nel momento giusto, nel posto giusto, facendo la cosa giusta. Viene proprio da lì. Yata Suddho. Portiamo le mani alle ginocchia e iniziamo a muoverci verso destra e verso sinistra con la colonna, questa volta un pochino più attivo del solito. Sempre rispettando il tuo corpo, segui il tuo ritmo, ma cerchiamo di farlo un po' più energico, andando verso destra, verso sinistra. Stiamo risvegliando la colonna, l'energia, il nostro assetto energetico parte da una radice che è il nostro Muladhara Chakra, il primo dei sette chakra, i sette centri principali di energia, che si sviluppano crescendo dal coccige fino all'apice della testa. Ancora un paio di volte e poi torniamo in centro e andiamo a fare inspirando in avanti e espirandoci inarchiamo indietro. Marjariasana seduti. Inspiro. Espiro. Inspiro, apriamo bene il petto, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, ancora due volte. E all'ultimo inspiro, inspiriamo, inspiriamo, inspiriamo fino al massimo e poi tratteniamo l'aria dentro. Apnea, Kumbhaka. Espiro, rilascio, torno con la schiena dritta. Facciamo tre respiri profondi. Disegniamo un sorriso sul volto. Il respiro è soffice. Silenzioso. Yata Suddho. Poi da qui apriamo gli occhi delicatamente e prima di entrare nella serie di Kapalbhati che andremo a fare, muoviamo un pochino il corpo, come al solito gambe alla distanza del tappetino e ci muoviamo verso destra e verso sinistra, assicurandoci di portare entrambe le ginocchia a terra se è possibile. Ancora un paio di volte. E poi ritorniamo al centro. Andiamo ad aprire entrambe le gambe con i piedi a 90 gradi, la schiena è dritta. E da qui andiamo in avanti fino a dove il corpo ce lo permette. Se sono le caviglie, ci prendiamo le caviglie, oppure i pollici del piede con l'indice e il medio, oppure la parte esterna del piede. Scegliamo per noi l'opzione che oggi è disponibile,
rispettando il nostro corpo, ascoltando il nostro limite. Rilassiamo le spalle e respiriamo profondamente. Yata Sutto, Yata Sutto, Yata Sutto. Ancora un respiro profondo qui. Al prossimo inspiro torniamo su delicatamente, schiena dritta e allunghiamo il braccio sinistro verso il lato sinistro e ci estendiamo fino a dove il corpo ce lo permette. L'importante è che non cadiamo in avanti ma che rimaniamo dritti in questo modo. Quindi arriviamo fino a dove il corpo ce lo consente, spalle lontane dalle orecchie, respiro, apro bene il petto. Disegniamo un sorriso sul nostro volto, il respiro è profondo ma soffice. Sentiamo l'allungamento di tutto il fianco destro. Ultimo respiro. Inspiro, torno al centro, braccio destro verso destra e ci allunghiamo verso il lato sinistro allo stesso modo. Impostiamo bene la posizione, ascoltiamo il nostro limite. Apriamo bene il petto. Respiriamo profondamente. Yata Sutto. Ultimo respiro qui. Inspirando, torniamo su delicatamente. E poi camminiamo in avanti con le mani. Possiamo rimanere qua sulle mani oppure poggiare gli avambracci a terra oppure andare ad estenderci ancora di più portando la fronte a terra. Ascoltiamo il nostro limite, sentiamo dove il corpo è comodo. Sempre ascoltate prima voi stessi e poi me. Respiriamo profondamente, i piedi sono a 90 gradi. Rilassiamo le spalle lontane dalle orecchie. Stiamo rilasciando la tensione degli inguini. Spesso i fastidi che si hanno alle ginocchia o in altre zone delle gambe sono legati al bacino. Qui stiamo liberando la tensione del bacino. Quindi stiamo lavorando anche sul secondo chakra. Lo spazio della nostra creatività, Svadhisthana. Si trova giusto sotto l'ombelico. Yata Sutto. Ancora un respiro profondo qui. Poi inspirando guardiamo in avanti. Camminiamo delicatamente indietro con le mani fino a riportarci a una posizione dritta. Da qui andiamo a chiudere le gambe per entrare di nuovo in Sukhasana. Posizione comoda seduta. Ci prepariamo per fare una serie di kapalabhati. Se hai il ciclo oppure un mal di testa, o un raffreddore molto piano,
o saltalo se senti che non va bene per te. Mani in Jhana Mudra, indice e pollice insieme. Rilassiamo le spalle. Un inspiro insieme. Espiro completamente. E poi inspiro per iniziare Kapalabhati. Inspiro. Iniziamo. Espiro. 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 Continua ascoltando il tuo ritmo. Stiamo ripulendo tutto il sistema. Stiamo pulendo il sistema dei pensieri, dell'energia che resta bloccata e anche dalle tossine fisiche e fisiologiche che accumuliamo. Cinque, quattro, tre, due, uno, espiro, espiro, espiro completamente, svuoto, chiudo il mento, risucchio la pancia in dentro tirandola su e chiudo il perineo, Mula Bandha, come se stessi trattenendo la pipì e vado in apnea, Kumbhaka. Se possibile trattengo ancora per 5, 4, 3, 2, 1, rilascio il mento, continuo a trattenere il perineo lentamente, inspiro, riempio la pancia, riempio il diaframma, riempio il petto d'aria fino al massimo, quando arrivo al limite chiudo di nuovo, pancia rilassata, perineo su, mento chiuso. Trattengo, Kumbhaka. Cinque, quattro, tre, due, uno, e rilascio il mento, rilascio il perineo e espiro dal naso. Tre respiri, inspiro, espiro, inspiro, gonfio pancia. Gonfio diaframma, gonfio petto, espiro, sgonfio petto, diaframma, pancia, ultimo, in, out. Prossimo inspiro, portiamo le braccia verso l'alto, ci allunghiamo. Espirando scendiamo verso il lato destro, possiamo rimanere solo con la mano oppure portare giù tutto l'avambraccio. L'importante è che entrambi gli ischi siano ancorati a terra, quindi non con la gamba su. Guardiamo verso la mano sinistra e poi chiudiamo gli occhi e respiriamo. Yata sutto, yata sutto. Respira. Sei un essere di luce espansivo, fatto di energia. Sei infinito. Premiamo a terra con la mano destra, inspiro, torniamo su al centro, ci allunghiamo verso l'alto. Espiro, scendo verso il lato opposto, facendo la stessa variante. Guardiamo verso la mano destra, le dita sono insieme,
Chiudiamo gli occhi, respiriamo, spalle lontane dalle orecchie. Yata suddho. Yata suddho. Yata suddho. Ancora un respiro qua profondo. Prossimo inspiro, premiamo a terra, ci allunghiamo verso l'alto ed espirando scendiamo giù con le braccia, delicatamente. Adesso andiamo a fare il respiro con le spalle. Inspirando portiamo le spalle su, espiro scendo in maniera energica, quindi... Continuiamo. 5, 4, 3, 2, 1. Inspiro, inspiro, inspiro. Tiro sulle spalle e trattengo apnea. Espiro, rilascio. E da qui ci andiamo a prendere i gomiti dietro le spalle, oppure se è troppo ci prendiamo i polsi. Inspirando guardiamo su ed espirando scendiamo prima con la pancia e poi con il resto del corpo fino a dove il corpo ce lo consente. Se sentiamo che abbiamo troppa distanza possiamo metterci qualcosa sotto la fronte o anche mettere le mani sotto la fronte se non riusciamo ad appoggiarci. Rimaniamo qui per qualche respiro. Cerchiamo di lasciare andare le resistenze. Yata suddho. Lo scopo ultimo dello yoga è la realizzazione del sé. Quando sperimentiamo il samadhi, il chiamato stato di illuminazione, e quando ci sentiamo uno con tutto, che questa unità che ci contraddistingue. Ancora un respiro qui. E al prossimo inspiro, delicatamente torniamo su. Rilasciamo le braccia e stendiamo le gambe di fronte a noi. Per andare a fare delle torsioni, gamba destra oltre la gamba sinistra col piede sinistro 90 gradi e ci andiamo ad abbracciare con il braccio sinistro la gamba destra, in questo modo. Inspiro su e ci abbracciamo, poi portiamo la mano destra a terra. Se non arriviamo con la palma della mano si possono usare anche le punte delle dita e guardiamo oltre la spalla destra. Facciamo una torsione, respiriamo. Stiamo ripulendo gli organi perché è solo attraverso la purificazione che possiamo entrare in contatto con il nostro sé profondo. L'eccesso di pensieri, di scorie, l'instabilità dell'energia,
non ci permettono di entrare in contatto con il sé. Per questo purifichiamo, per permettere al prana di fluire, la forza vitale di fluire. Yata suddho. Ancora un respiro qui. Al prossimo inspiro andiamo su con entrambe le braccia. Espirando contro torsione, solo un respiro qui. Inspiro, torno al centro, allungo la gamba destra e porto su quella sinistra. Gamba sinistra oltre la gamba destra, braccio destro su, abbracciamo la gamba sinistra e torsione. Il piede destro a 90 gradi. Guardiamo oltre la spalla sinistra, la schiena è dritta, le spalle sono rilassate. Respiri profondi, sentiamo la torsione, sentiamo l'apertura del petto. Yata suddho. Ancora un inspiro, un espiro. Prossimo inspiro, torniamo al centro, allunghiamo le braccia verso l'alto. Espiro contro torsione, lato opposto. Un respiro qui. Inspiro, torno al centro, allungo le gambe di fronte a me. I piedi sono uniti. Gli ischi sono ben ancorati a terra. Inspiro, vado su con entrambe le braccia ed espirando mi allungo in avanti fino a dove il corpo lo permette. Posso prendermi le gambe, le caviglie, i pollici dei piedi con l'indice e il medio oppure i piedi. Respiro. Rilassiamo completamente. Lasciamo andare. Ci prepariamo qui per tre bramri, il suono dell'ape. I denti sono separati, le labbra socchiuse. Inspiro. Yata suddho, yata suddho. Inspiro, guardo in avanti, espiro, inspiro, torno su. E qui, mani alla distanza delle spalle, piedi uniti insieme, inspirando portiamo su il corpo e poi ci allunghiamo. Respiro. Ultimo respiro, espiro, scendo, inspiro su, espiro, vado in avanti di nuovo. Relax.
Inspiro, guardo in avanti, espiro. Inspiro, torno con la schiena dritta. E da qui andiamo a fare una distensione delle gambe, aprendole e prendendoci pollice con l'indice e il medio. Se questo è il limite, rimanete qui. L'idea è di andare ad aprire in questo modo. È una posizione anche di equilibrio. Quindi siamo con la schiena dritta. Esatto, respiriamo. Espiro, scendo e porto i piedi uniti e andiamo a massaggiarci la parte interna della pianta del piede con i pollici. Facciamo delle digitopressioni. Stiamo massaggiando il nostro apparato digerente. Yata Suddho. Poi da qui rimaniamo con i piedi insieme, ci prendiamo le punte dei piedi, inspiro, guardo verso l'alto, espiro, vado indietro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, tipo Marjariasana, è una variante. Ultima volta, inspiro, 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 trattengo, apriamo bene il petto, espirando scendo in avanti fino a dove il corpo me lo consente. E respiriamo. Tre Brahmari. Inspiro. Inspiro. Inspirando torniamo su. Espiro. E da qui pieghiamo le ginocchia in modo da tornare nella posizione, di entrare nella posizione del tavolo. Ci prepariamo per Marjariasana e questa volta lo faremo più attivo del solito. Apriamo bene le dita delle mani. I gomiti non sono iperflessi verso l'esterno, gambe, ginocchia, distanza, spalle. Inspiro su, espiro giù, iniziamo piano e poi iniziamo ad aumentare. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. L'importante è andare a sincronizzare il movimento con il respiro.
5, 4, 3, 2, 1. All'ultimo inspiro, 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 inspiro. Trattengo, porto le ginocchia insieme ed espirando andiamo nella posizione del bambino con le braccia in avanti. Respiriamo profondamente. Yata sutto. Yata sutto. Yata sutto. Il respiro è soffice, attraversa il petto. Ascoltiamo il respiro e ascoltiamo le sensazioni del prana, il formicolio che si muove attraverso le mani, le braccia. Al prossimo inspiro guardiamo in avanti. Torniamo al tavolo. Gambe, distanza, spalle di nuovo. E andiamo a fare thread and needle. Inspiro su col braccio destro. Espiro, scendo. Inspiro su, attivo, dinamico. Espiro, scendo. Anche qui sincronizziamo il movimento con il respiro. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Ultima volta e poi rimaniamo in posa. Rimanendo in posa ci appoggiamo sulla spalla, non sulla testa, e poi allunghiamo il braccio sinistro verso l'alto. Se ti senti più flessibile, puoi portare la mano sinistra a prendere la coscia destra. Mano destra in Jammudra. Respiriamo. Prossimo inspiro, allunghiamo la mano sinistra, se ce l'abbiamo attorcigliata intorno al corpo, scendiamo con la mano sinistra sul tappetino e spingendo a terra torniamo a quattro zampe. Inspiro su col braccio sinistro, facciamo la stessa cosa sull'altro lato, espiro scendo, dinamico, inspiro. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro. Ultimo e poi rimaniamo nella postura. Poggiamo bene la spalla sinistra a terra e poi allunghiamo il braccio destro e facciamo la stessa variante che abbiamo fatto prima. Respiriamo profondamente. Yata suddho. Io sono stato, sono, sarò puro. La nostra energia
una frequenza purissima, elevata, divina. Ancora un respiro profondo qui. E poi rilasciamo. Portiamo la mano destra a terra. E poi puntelliamo i piedi e andiamo nella montagna. Parvottasana. Premiamo bene a terra con le palme delle mani. Rilassiamo le spalle. Respiriamo. Al prossimo inspiro portiamo la gamba destra in alto ed espirandola portiamo in avanti e andiamo nella posizione del piccione, rilassiamo la gamba sinistra a terra. Qui possiamo rimanere qui oppure scendere sui nostri avambracci oppure andare ad allungarci completamente a terra. Ascoltiamo dov'è il nostro limite e scegliamo un'opzione che possiamo mantenere per un po'. Respiriamo. Yata suddho. Yata suddho. Ancora un respiro qui. Camminiamo indietro con le mani, puntelliamo il piede sinistro e torniamo alla montagna. Inspiro piede sinistro su, portiamo il piede sinistro in avanti, allarghiamo la gamba destra a terra e facciamo la stessa identica variante che abbiamo fatto per l'altro lato. Respiriamo profondamente. Yata suddho. Ultimo respiro. Inspirando, torniamo su delicatamente, puntelliamo il piede destro, andiamo in plank di fronte a noi, guardiamo davanti, ginocchia a terra e andiamo a fare il cobra. Inspiro. E qui due opzioni. Prima opzione, baby cobra, quindi con gli avambracci a terra, oppure king cobra, quindi portiamo le mani sui lati, con le punte delle dita che toccano e guardiamo verso l'alto. King Cobra è più faticoso perché andiamo ad attivare tutti i muscoli dietro. Respiriamo. Apriamo il petto, apriamo il cuore. E poi espiro, scendo sulla guancia destra. Rilasciamo le braccia intorno al corpo, ombra amri, inspiro.
Spostiamo la guancia sulla guancia sinistra e facciamo un Brahmari sul lato sinistro. Inspiro. Dopodiché ci spostiamo mettendoci i supini per entrare in Shavasana. Faremo una Shavasana breve. Mettiamo tutto il peso del corpo a terra. I palmi delle mani sono rivolti verso l'alto. E disegniamo un sorriso sul volto. Un sorriso interno. Va tutto bene. Yata suddho. Rilassiamo la fronte. Rilassiamo gli occhi. Il naso, le labbra, la mandibola, le spalle. Rilassiamo il petto, il diaframma. Sentiamo le braccia che si fanno sempre più pesanti. Rilassiamo la pancia, il bacino, le gambe e finalmente i piedi. Profondiamo nella quiete. Pratyahara, distaccamento dai sensi. Yata suddho. Yata
Iniziamo delicatamente a muovere le dita delle mani. Poi quelle dei piedi. E poi la testa verso destra e verso sinistra. Il prossimo inspiro, allunghiamo il braccio destro oltre la testa, pieghiamo le ginocchia. Ci portiamo sul fianco destro. Premiamo a terra con la mano sinistra e torniamo in una posizione comoda, seduti, con gli occhi chiusi. Prepariamo a fare 7 brahmari, uno per ogni chakra. Sukhasana, posizione comoda seduta, schiena dritta. Inspiro verso il Kocice, primo chakra Muladhara. E faccio brahmari invece di espirare. Inspiro sotto l'ombelico, secondo chakra, Svadhisthana. Inspiro nel plesso solare. Manipur. Inspiro nel cuore. Anahat. Gola, Vishuddhi. Anya Chakra, terzo occhio, fra le sopracciglia. Ultimo, apice della testa, Sahasrara. Inspiro profondo. E qua, se volete, potete rimanere a meditare, oppure portiamo le mani giunte al Namaskar Mudra. Intoniamo una Kanda Mantra, un Om e 3 Shanti. Inspiro.
Padam darshitam yena tasmai shri guruve namah. Grazie per essere qui.